Il possente non spartano è tornato. Ah, ecco, tieni. È un piacere fare affari con te. Quanto tempo ti serve per avere le informazioni che cerco? Ma io le ho già. Sul serio? La tua Mirine ora si fa chiamare Fenice. Iniziò come membro della mia ciurma, ma ci ha lasciati non molto tempo fa. Sto per andarmene. Ceo è la tua casa, ma questa non è la mia vera missione, il mio scopo. Potresti non trovare mai quello che cerchi, Fenice. Potrei, ma io non mi fermerò. Sei un eccellente pirata. E tu sei un'amica ancora più grande. Ricordati di me. Sai dov'è ora? Ha fatto vela verso sud-est, in cerca di maggior fortuna. Ha fatto parte della tua ciurma? Sì, per un po'. Perché se n'è andata? Era troppo interessata alla politica della guerra. Un'ottima pirata sprecata, a mio parere. Non ho sue notizie da quando è partita. Ceo è molto lontana da Sparta. Come vi siete incontrate? In mare, molto tempo fa. In lei io vidi una vita migliore. In me, lei trovò la libertà. Insieme dominavamo le onde. Non riesco a credere che fossi una pirata. Quando le donne come lei decidono qualcosa, nulla può distoglierle dall'obiettivo. Grazie, io... La casa non è un luogo, è la gente con cui stare. Se non trovi quello che cerchi, qui c'è un posto per te. Ah, grande Mistios, hai dimostrato di essere abile. Il tuo talento potrebbe essermi utile. Le persone come te sono sempre interessate alle dracme, vero? Sono sempre felice di sentire il tintinnio delle dracme. Che ti serve? Mi piacciono i tesori rari. Ho sentito parecchie voci e leggende e vorrei che tu recuperassi alcune meraviglie per... Dimmi dove cercarli e ti porterò quei tesori. Uno degli eroi di Omero. Sì, possedeva una piuma d'aquila dorata, un dono di Xenia. E come mai ti interessa? È un raro cimelio di un'epoca gloriosa. Dove trovo questa piuma d'aquila dorata? Cosa puoi dirmi della più... Si dice che il figlio di Telamone fosse un gigante impavido. Lo scudo è andato... Troverò questa piuma per te. Torni veloce come il vento. Hai con te la piuma dorata. Ecco a te, una piuma d'aquila dorata, come richiesto. Davvero un oggetto grazioso. Felice di vederti appagata. Ora, il mio compenso? Non ti scaldare. Tieni, per il disturbo. Grazie. Mi hai portato la mia piuma d'aquila dorata alla velocità del vento. Ora voglio che trovi un'altra rarità. Certo, sono disponibile per qualsiasi cosa tu abbia in mente. Un ricco nobile macedone sta visitando vari santuari in tutto l'Egeo alla ricerca del più sacro, per compiere una grande offerta. Oh, cosa vuole offrire agli dei? E perché? Il perché non è importante. Forse vuole chiedere agli dei di moltiplicare le sue dracme o di indurire il suo membro. Ma pare che la sua offerta consista in un bracciale d'oro, bello come Afrodite, la cui fattura sarebbe pari a quella di Efesto. Starebbe meglio intorno al mio polso che su un altare. Quindi, dimmi, dove devo andare per trovare quei luoghi sacri? Un membro del mio leale equipaggio, Anassimandro, ha disegnato delle mappe per mostrarti i luoghi. È abile con lo stilo. I luoghi sacri sono sorvegliati? Non credo, ma suppongo che tu corrai il rischio di offendere gli dei e inimicarteli per sempre, se credi in quel genere di cose. D'accordo, terrò gli occhi aperti per trovare il bracciale che desideri. Ah, adorabile Mistios. Novità? Sarà meglio che il tempo che passerò a cercare questi gingilli sia ben ricompensato. Il mio piccolo Oplita si sente sottovalutato. Non mi sembra che tu rischi la vita tra le onde. Da giovane ho solcato ogni mare ed esplorato ogni isola come spinta da Poseidone. Ma ora porto un fardello come quello di Atlante. Non temere, Alexios. Ho una grande borsa con cui ricompensarti. Vento dell'Ovest, cosa mi porti oggi? Ho trovato uno dei tesori che volevi. Lo accetto. Ma ovviamente non avrai la ricompensa finché non me li avrai riportati entrambi. Ovviamente. La marea mi ha riportato la mia arma preferita. Hai qualcosa per me? Sai quanto lavoro mi c'è voluto? Per un paio di comuni strumenti musicali. Potevo andare al mercato. Non sono semplici strumenti musicali, sono opere d'arte. Allora pagami il doppio. Il doppio? Malaka! Mi piace come ragioni. Ecco. Grazie. Ora, vento dell'Ovest, il tuo tempismo è perfetto. Voglio discutere con te di una faccenda molto più seria. Seguimi. Respiri ancora. Mi fa male dappertutto, quindi suppongo di sì. Galatea è rimasta ferita quando la sua nave è stata attaccata. Ha perso un carico preziosissimo e molti suoi uomini sono stati catturati. Potresti risolvere questi problemi. Che ti serve? Galatea, racconta la tua storia. Navigavamo vicino a Pellene quando siamo stati attaccati. La nave è stata abbordata e affondata. Sono fuggita, ma ho perso il carico prezioso. Chi vi ha attaccato e perché? Dei soldati di qualche fazione. Per me sono tutti uguali. Questo non mi aiuterà a trovarli. Ero troppo impegnata a non morire per preoccuparmi della loro bandiera. Calmati. Galatea mi ha detto che i ladri si sono ritirati nella fortezza di Oluro. Sì, in Acaia. Che ha perso di così prezioso il tuo equipaggio? Un vecchio forziere prezioso per Xenia. Non importa cosa e perché. Sappi solo che nel forziere c'è qualcosa di molto prezioso per me e ti pagherò bene se me lo riporterai. Che è successo al resto dell'equipaggio? Molti sono morti nello scontro, ma ho visto almeno 3 uomini trascinati via da quegli infami. E tu dov'eri? A sanguinare tra le onde cercando di non finire in pasto ai pesci, così qualcuno sarebbe sopravvissuto per raccontarlo. Riposa, Galatea. Tra gli scomparsi c'è il mio maestro delle mappe, Anassimandro. L'aera, dalla lunga vista, e il fratello di Galatea, Kittos. Sono tutti estremamente leali. Sarebbe un peccato perderli. Ci penso io. Troverò i tuoi uomini e il carico prezioso. Trovato il forziere e salvato i miei uomini. Ti sembrerà ridicola, ma questa bambola d'argilla è un regalo di mia madre. Era una donna forte, tenace come era e intelligente come Atena. Si occupò di noi dopo che quello sciagurato di mio padre scomparve. O morì. Io non ne avevo idea. Ognuno ha la sua storia, mio vento dell'Ovest. Già. Basta con le chiacchiere. La tua lingua e le tue mani mi servono per altro adesso. D'accordo, vengo con te. Perfetto. Lascia che ti mostri la mia collezione privata. Alexios, la tua presenza riempie l'aria di calore e sensualità. So che non potrò mai possedere il vento dell'Ovest, ma sono lieta d'averlo domato anche solo per un po'.